Sostantivo femminile. Dal latino domina, signora, padrona. Latino volgare, donna. Nella specie umana, l'individuo di sesso femminile, soprattutto dal momento in cui abbia raggiunto la maturità anatomica e quindi l'età adulta. Scusami, scusami davvero. Secondo te ho detto troppe volte ciclo di merda, che schifo essere femmina. Scusami se fuori da scuola, mentre piangevo per un tipo che si chiamava Luca o forse Fabio, ti ho urlato, ma che ne sai tu? Tu non puoi capire. Scusami, Alessandro. Scusami, Alessia. Individuo di sesso femminile. Certo, ad alcuni potrà sembrare un sinonimo della parola vagina, ma per me assume un significato completamente differente. Sesso femminile. Certo, io non lo sapevo. Non lo potevo sapere. O forse avrei dovuto immaginarlo. Uscivi con gli uomini. E allora? Ma quanto ci siamo divertiti noi due. O forse dovrei dire divertite. Con chi mi sono divertita io? Con Alessandro? Con Alessia? Che domanda idiota. Scusami. Oh, ma te lo ricordi di quando credevo di essere più forte di te e ti dovevo proteggere? Ti ricordi di quando urlavo dietro a quei tamarri davanti al McDonald's, quelli che ti prendevano in giro? Dicevo, cretino, taci, siete solo un branco di sfigati. Ecco, vedete, io sono un'ottima amica, io l'ho sempre difeso. Due sere fa ero in un locale, al compleanno di un amico di amiche, e non conoscevo la maggior parte delle persone. Ed è capitato quello che capita sempre. Quando arrivo io è ancora come se fosse un evento, no? Come quando arriva il clown alle feste di compleanno. E allora via, il mio sorriso migliore, le mie frasi ironiche ad effetto, pronta a conquistare tutti, per integrarmi con persone che una ragazza come me non l'hanno mai conosciuta, ma che si definiscono e si sentono cool, moderni. Mi dicono che sono una come tutte le altre. E forse per loro è davvero così, ma per me? Com'è per me? E invece, della prima volta in cui ti sei presentata, di quella ti ricordi? Ci conoscevamo da 7 anni ormai, ero a Milano da te, avevi detto che saremmo uscite, che mi avresti fatto conoscere i tuoi amici di lì, quasi ero gelosa, avevi un'altra vita ormai e i chilometri che ci separavano temevo separassimo anche quello che eravamo state. Tu eri andata a prepararti, io ero seduta al tavolo della cucina, le spalle al bagno in cui ti eri chiusa a chiave. Ci stavi mettendo ore, ma era normale, ci hai sempre messo ore. Mi avevi detto che fra tutte avresti voluto presentarmi una tua amica, una alla quale temevi molto, Alessia. Chi è questa stronza che ha preso il mio posto? Ho pensato. Amo, è arrivata, hai urlato dal bagno. Ma non ha suonato nessuno, ho risposto io, senza troppa attenzione. Poi il rumore della maniglia, frammenti di porta che strisciano sulle mattonelle. Eccola, hai esclamato. Settimana scorsa ho fatto un colloquio. Quando la ragazza delle risorse umane viene a prendermi, mi guarda con un senso di smarrimento. Non capisce come mai ci sia io seduta su quel divano quando si aspettava Alessandro. Io non dico nulla. Lei continua a guardarmi storcendo leggermente la testa come fanno i cani quando non capiscono qualcosa e mi chiede, Alessandro? Io rispondo, sì, sono io. In quella stanza per tutti sono Alessandro. Non importa il mio mascara, la freccia alle unghie. Per loro sono quello che recita l'intestazione del mio CV, Alessandro. Lì dentro sono Alessandro anche per me stessa. Parlo del mio percorso di studi, della mia carriera, continuamente riferendomi a me stessa con pronomi maschili. E che problema c'è? Cosa me ne frega a me di come ti vesti, di quale genere abiti? Io ti voglio bene, io sono una persona evoluta. Ma poi siamo andate in quel locale, ti ricordi? E tutti lì dentro ti chiamavano Alessia e io non riuscivo, così non ti ho chiamato proprio quella sera e i mesi a seguire ti ho chiamato solo Ale, così ero sicura di non sbagliare, lo faccio ancora adesso. È da qualche tempo che finalmente riesco a parlare di me stessa utilizzando pronomi femminili, che quando mi presento dico semplicemente ciao, piacere, io sono Ale.
Ad ogni modo, la mia mail recita sempre alessandro@puntini. Quando vengo chiamata, il mio nome è la maggior parte delle volte esclamato per esteso, al maschile ovviamente. E i pronomi che vengono utilizzati con me sono sempre maschili, mai un attimo di esitazione. Io stessa, confusa da tutta questa situazione grammaticale, sono la prima ad alternare istintivamente i pronomi femminili e maschili a seconda della situazione. Eppure qualcosa è cambiato fra di noi. E non sei tu, pensa un po'. Sono cambiata io. Mi ha cambiato la paura che avverto tutte le volte in cui parliamo. Pensa quanto sono stronza. Tu affronti l'immensità e io ho paura. Ho paura di ferirti. Ho paura di non essere all'altezza. Ho paura che mi odi, che mi giudichi sciocca. Ho paura che tu mi abbia dimenticato, o peggio, che tu preferisca dimenticarmi. E capisco che anche la paura è una forma di esclusione se non ti sprona a cambiare. Troppo facile dire che non modifico il tuo nome nella rubrica del cellulare perché ho paura di perdere la nostra adolescenza insieme. La verità forse è che non lo faccio perché ancora non ti ho capita, perché non sono la grande donna che vorrei essere. E pensa che l'ho compreso con te. Grazie a te. Ho capito che i miei articoli, i miei post, le mie battaglie in piazza non valgono niente. Se non modifico quel nome, possiamo mettere asterischi e like e sentirci così dalla parte giusta dell'impegno, ma tutto cambia quando l'attivazione non riguarda un testo da 500 battute, bensì il tuo privato. In quello spazio solitario ci confrontiamo solo con noi stessi e con la nostra incapacità di abbandonare le abitudini in favore dell'altro. Ci confrontiamo con il nostro egoismo. Ma tu, persona cisgender, che si trova a suo agio con i vestiti che da sempre sono riconosciuti alla tua identità di genere, che di problemi di pronomi sulla tua persona non hai mai ricevuti, come devi comportarti a questo punto con chi è diverso da te? Amico, amica, ti sono vicina. È molto complicato, lo so. Ma per onestà verso me stessa, devo ammettere che da quando ho intrapreso questo lungo e tortuoso viaggio verso la realizzazione di chi sono, ogni volta che per parlarmi viene utilizzato quel lui, ogni volta che gli aggettivi rivolti a me finiscono con quella O, è come se un piccolo ago mi pungesse. Certo, il dolore è sopportabilissimo. Che cosa fa un piccolo ago, soprattutto se paragonato alle pugnalate che alcune donne e alcuni uomini ricevono ogni giorno, a volte anche fatali. Però pensa quante volte quell'ago mi punge ogni giorno e pensa che tutte le volte che sono io a utilizzare quei pronomi verso me stessa, la puntura non è più di un ago, ma di un coltellino, ancora sopportabile. Ma pensa a come deve essere passare tutto il giorno in questa condizione. Ma sapete che c'è? Basta col passato adesso. Alla fine il nostro presente non è male. I messaggi veloci per dirci dei traguardi lavorativi, le mille parole che sprechiamo per decidere se è giusto o meno acquistare degli stivaletti da 600 euro. Tu che non sai se partire, io che mi dispero sempre troppo da desiderare così tanto dalle storie che voglio raccontare, è il sogno sincero che tu possa essere sempre e per sempre accanto a me, come quando fantastico con il mio fidanzato sul matrimonio e dico che voglio tre testimoni. Nell'elenco ci sei sempre tu e forse neppure lo sai. Ma una cosa del passato io la vorrei conservare, anche se so che non ti piacerà. Io ti vorrei proteggere, vorrei lottare per assicurarti una vita serena, proprio come facevo davanti al McDonald's di Piazza Castello. Vorrei scrivessimo insieme una lettera all'umanità per chiedere di lasciarti la possibilità di essere felice, o almeno la stessa che ho io, la stessa che abbiamo tutti noi. Cara mamma, non sono mai stato un bambino come tutti gli altri. Questo tu già lo sai e forse l'hai sempre saputo. Lo sapevo anch'io, anche se non mi era ben chiaro il perché. Il percorso che sto facendo sta prendendo in me ricordi di quando, nella solitudine della mia cameretta, viaggiavo con la creatività, con la fantasia. Immaginavo di essere qualcun altro, o meglio dire,
qualcun altro. Quando ero nella mia camera e giocavo, come spesso i bambini fanno, nei miei mondi immaginari, le sembianze che sceglievo per me erano sempre quelle di una bambina, di una ragazza. I ricordi si disperdono ancora a quando in casa vecchia, sul tuo letto con le lenzuola, mi facevo dei vestiti arrotolandole sul mio corpicino, in modo che mi facessero sentire femmina. I vestiti. Forse non è un caso che abbia scelto di fare questo mestiere, che di tutte le cose che mi appassionano e poi mi annoiano, questa sia durata. Quando andavamo al cimitero dal nonno, eravamo a feste di famiglia, natali, matrimoni o altro, io camminavo vicino a voi, ma la mia mente mi immaginava in vestiti diversi, vestiti che avrebbero potuto mostrare esternamente come mi sentivo nel mio profondo, nella mia anima. Ricordo quel costante senso di inadeguatezza a scuola, negli spogliatoi dei maschi, sul pullman quando le ragazze si sedevano vicine, in gita scolastica quando non potevo stare in camera con quelle che sentivo essere come me. Ovviamente ero inconsapevole delle ragioni di tutte queste emozioni, ma ancora a ripensarci oggi ricordo quel senso di non essere nel posto giusto, di non essere vista nel modo giusto. Con queste premesse cominci anche tu a non vederti nel modo giusto. Ti senti sola, ti senti inadatta e non sai il perché. Quindi cominci a cercare una risposta a tutto questo. Una qualsiasi va bene, basta che ti dia una motivazione a tutte quelle sensazioni. Nel mio caso è stato credere di essere omosessuale. Solo oggi capisco che non è così. Cara mamma, era per me indispensabile dirti tutto questo. Dirti che non credo di essermi mai sentita un uomo e che ho deciso di iniziare ad assecondare desideri ed emozioni che ho per troppo tempo represso dentro di me. E spero tu vorrai accompagnarmi in questo viaggio, che sarà difficile, lungo e doloroso, ma che se ci teniamo per mano sarà comunque bellissimo. Con una lettera così l'umanità non potrà ignorarci, non capire. E non si tratta di accettare, non c'è niente che dobbiamo accettare di una vita che non ci riguarda. Possiamo non comprenderla e allora dobbiamo chiedere, abbiamo il dovere di domandare. Ecco cosa dobbiamo fare. Se domandiamo e sbagliamo, non c'è nulla di male. La vicinanza sta anche nell'incomprensione che si palesa e cerca una risposta. Continuerò a farti domande, amica mia, ancora e ancora. È l'unica promessa che posso farti. Io ti prometto che tutte le volte in cui non riuscirò a interpretare un tuo gesto, io non giudicherò, io cercherò di capire. E che sempre, in ogni decisione o circostanza, per prima cosa io ti domanderò, come stai? Se mi chiedo, oggi chi è una donna, ancora non so darmi una risposta precisa. Non so e soprattutto non voglio dire chi meriti questo appellativo meraviglioso e così carico di significato. Ciò che so è che con molta fatica e finalmente con estrema felicità mi guardo allo specchio e mi dico, tu sei donna.